Let's go! Hey, ho! Let's go! Hey, ho! Let's go! Follow
Ciao a tutti da Rock Metal Punks. Era il 31 dicembre del 1977, la notte di Capodanno. I Ramones fanno un concerto memorabile al Rainbow Theatre di Londra. È un anno di fermento del punk londinese. Infatti, 2 mesi prima esce il primo album dei Sex Pistols. Quindi immaginate l'atmosfera di Londra: inverno, freddo, nebbia, la rivoluzione punk è dappertutto. E in questo contesto clima si svolge lo show di fine anno dei Ramones, diventato il mitico album dal vivo. Eccolo qua, It's Alive. La band newyorkese entra a Londra sfoderando una mitraglia di 1 ora e mezza di musica da live, incominciando con Rockaway Beach e continuando per 1 ora e mezza senza fermarsi. Sono con One, Two, Three. Che dire, una roba indescrivibile. Vorrei avere la macchina del tempo per tornare in quel periodo là, in quel giorno, in quella notte del Capodanno del 1977, per assaporare quell'atmosfera incredibile dei Ramones. Vabbè, poi c'è stato anche l'unico italiano forse che ha scritto, no, no, forse sono sicuro che è Claudio Sorge. Claudio Sorge è l'unico italiano che ha scritto un articolo del live. E quindi vi metterò anche il link se volete leggerlo, il concerto di quella notte. Claudio Sorge è poi anche il primo che ha scritto i primi articoli su Rockerilla, sul punk. Lui ha in pratica diffuso in tutta l'Italia il punk italiano, anche quello americano e inglese. Che dire, un live bellissimo, un disco davvero assolutamente per i fan e non fan dei Ramones. Niente, Rock Metal Punks, dai, vi auguro un buon anno e speriamo di vederci nel 2021 in un live. Ciao a tutti da Rock Metal Punks.